clima di razzismo che si respira. Giusto per fare degli esempi veloci, in Francia, proprio in questo periodo, Macron sta cercando di portare avanti una feroce campagna di islamofobia per cercare di togliere l'attenzione dei francesi dalla gestione disastrosa e dagli effetti disastrosi della pandemia che sta avendo in Francia. Nessuno si stupirà quando dico che nonostante non ne sia arrivato il minimo segnale sui nostri media, alla fine d'ottobre c'è già stata un'aggressione molto violenta vicino alla Torre Eiffel, quindi in pieno centro, da parte di due donne occidentali verso due ragazze islamiche che sono state accoltellate ferocemente soltanto perché non rientravano nei gusti personali delle due amabili francesi. E, per fortuna le due ragazze sembra che siano sopravvissute, non si può dire lo stesso di Willy, che è stato brutalmente ucciso qui in Italia alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno. E, gli amici, i parenti dei suoi aggressori si sono giustificati dicendo: vabbè, chi te ne importa, era solo un immigrato, non è importante se l'ha ucciso. Quindi, davanti a questa barbarie ci si pongono degli interrogativi, a cui spesso da destra, ma anche non solo da destra, si risponde che alla fine il razzismo è sempre esistito, gli esseri umani sono divisi in razze, quella gente di razze diverse non si piglia e quindi che ci vuoi fare? Iniziamo col dire che questo è assolutamente falso. Innanzitutto, già dagli anni 70 è stato provato tramite studi genetici che non esistono le razze umane. La variabilità genetica tra individui appartenenti a una stessa etnia, a una stessa razza, è molto maggiore di quella tra individui che appartengono a etnie diverse e razze diverse. Ma ancora più importante è capire che non è vero che è sempre stato così. L'oppressione e la discriminazione ci sono sempre state all'interno del mondo occidentale. Semplicemente non è vero che sono sempre state basate sulla razza e non è vero che la distinzione tra razze umane, tra una razza bianca e migliore e una razza nera o di altri colori peggiore è sempre esistita. Nell'antichità c'erano discriminazioni sulla base del ceto o tutt'al più sulla base della religione. Il Saladino, tanto odiato dai cattolici, per fare un esempio, non era odiato in quanto razza inferiore, era odiato in quanto musulmano e quindi appartenente a una fede religiosa diversa, e si usava quello per portare avanti la discriminazione. Io penso che sia importante quindi capire a grandi cenni come è nato e ha potuto nascere il razzismo, perché la storia di come è nato e come si è sviluppato ci fa capire delle caratteristiche chiave di questo fenomeno. La nascita del razzismo si collega molto strettamente alla nascita del capitalismo e in particolare a due fenomeni. Il primo è quello che la schiavitù era necessaria per la coltivazione su larga scala dei terreni agricoli nelle colonie americane. Infatti la parte meridionale degli Stati Uniti si è sempre prestata a essere coltivata in maniera estensiva e intensiva, come ad esempio il cotone. Qual è il problema? Prima si cercava di sfruttare questo enorme potenziale agricolo attraverso la servitù a contratto. Ovvero c'era tutta una serie di persone che veniva parte dall'Africa, ma soprattutto anche dall'Europa, dal vecchio mondo, intorno alla metà del 1600, che in cambio del passaggio per fuggire dal proprio luogo di provenienza e spostarsi in America, firmava questo contratto, tra virgolette, in cui vendeva in anticipo la propria forza lavoro ai latifondisti per un tot anni, e poi
una volta finito il periodo stabilito dal contratto, questa cosa finiva e il lavoratore era libero di fare quello che più gli piaceva. Il problema è che una volta finito il periodo del contratto, tutti questi ex schiavi facevano le valigie e se ne andavano ad ovest a cercare fortuna. E quindi i latifondisti del sud hanno il grosso problema di dover trovare una forza lavoro che sia altamente sfruttabile e che soprattutto sia strettamente vincolata al latifondo. E quindi c'è la necessità da parte dei latifondisti del sud di riesumare l'istituzione della schiavitù. Iniziano ad esserci contatti tra il commercio degli schiavi che arrivavano dall'Africa e questi latifondisti, e subito i latifondisti si accorgono che questo tipo di commercio, l'acquisto di schiavi neri, l'impiego di schiavi neri, è vantaggioso per loro perché grazie al colore della pelle era molto più facile identificare e segregare questi lavoratori ipersfruttati e quindi mantenerli più facilmente nella loro condizione di estremo sfruttamento. Per darvi un'idea di questo fenomeno, nel 1790 ci sono circa 700.000 schiavi neri negli Stati Uniti, nel 1860 sui 12 milioni di abitanti degli stati in cui la schiavitù è stata resa legale, 4 milioni, cioè un terzo della popolazione, sono schiavi. Ovviamente, davanti a una simile barbarie che in Europa era stata abolita già secoli prima, e soprattutto in un'epoca dove si proclamavano gli ideali della libertà, dell'uguaglianza, eccetera, eccetera, c'era bisogno di una giustificazione ideologica per questo impiego massivo di questo tipo di ipersfruttamento. E quindi nasce e si crea la razza come criterio di superiorità o inferiorità di un individuo. Il che è estremamente utile da parte dei latifondisti, ovviamente estremamente dannoso da parte di chi questa oppressione si trova a subirla. Il secondo fenomeno strettamente collegato è naturalmente il colonialismo, aspetto che diventa assolutamente lampante nel 700 e nell'800, dove si formano enormi imperi. Ovviamente si ha la necessità di giustificare a livello ideologico il fatto che le potenze europee stiano sfruttando selvaggiamente la manodopera delle colonie e che stiano derubando di materie prime, uomini e quant'altro Africa, Asia e Sud America come se fosse il giardino di casa loro. E quindi il razzismo diventa la giustificazione ufficiale della borghesia per i crimini che va in giro a perpetrare in giro per il mondo. Non è importante se noi sfruttiamo questi uomini come fossero bestie, se demoliamo le loro case, se devastiamo la loro terra, perché la razza bianca è geneticamente superiore, è stata creata superiore, e tutte le altre sono una scaletta a discendere, e quindi noi siamo nel giusto, anzi, magari siamo pure bravi. È importante sottolineare che questo tipo di politiche non va a vantaggio di tutti i bianchi, va fin da subito a vantaggio della borghesia, perché anche nei paesi che hanno una maggiore potenza coloniale, di fatto i lavoratori, che siano bianchi o che siano immigrati, vivono in una condizione di povertà e sfruttamento assolutamente becera, mentre la borghesia nuota nell'oro con gli enormi profitti che gli stati colonialisti e più tardi imperialisti riescono a fare e a trarre dallo sfruttamento selvaggio delle colonie. E quindi io penso che dalla storia del razzismo, che ovviamente qui ho tracciato a enormi, grandissime linee per palesi questioni di tempo, non perché non ci sia altro da dire, anzi, dicevo, dalla storia del razzismo a grandi linee possiamo cogliere due aspetti chiave di questa ideologia. Il primo aspetto è che esso è strettamente correlato al capitalismo, cioè non è che sono nati più o meno nello stesso periodo storico per caso,
La nascita di uno è stata possibile grazie alla nascita dell'altro e il razzismo ha permesso e permette al capitalismo e alla borghesia di mantenere il controllo sulla società e sulla classe operaia. Il secondo aspetto, appunto, è che il razzismo non va a vantaggio di un'etnia e a svantaggio di un'altra. Naturalmente le persone di colore, comunque coloro che non appartengono all'etnia bianca, lo subiscono in maniera differente e con un'oppressione maggiore. Ma i vantaggi di questa politica vanno a una classe, che è una classe ben precisa ed è quella della borghesia, che grazie alla divisione artificiale del movimento operaio e dei lavoratori su basi totalmente prive di senso, riesce a dividere la classe e a indebolirne l'azione congiunta e a mantenere più facilmente il proprio controllo sulla società. Oggi noi vediamo ancora con forza come il razzismo e il sistema in cui viviamo siano strettamente collegati. Volevo farvi vedere una cosa, se ci riesco. Qui vedete, questo è meglio, spero che lo vediate, queste sono le morti per 100.000 abitanti negli Stati Uniti dal 13 aprile al 10 novembre, quindi dall'inizio più o meno della pandemia a un paio di settimane fa. Come potete vedere, chi ha compilato questi dati ha diviso le morti a seconda dell'etnia, i vari colori delle linee rappresentano i vari colori delle etnie. Per chi non sapesse l'inglese, quella linea, la linea verde sopra tutte, è quella degli afroamericani, la gialla nativi americani, azzurrina gli abitanti delle isole del Pacifico e dell'Hawaii. I latinos sono la linea lilla, diciamo, i bianchi la linea blu, e invece gli asiatici sono la linea verde chiaro in basso. Salta subito all'occhio anche chi non maneggia grafici tutti i giorni che la mortalità per 100.000 persone dei neri e dei nativi americani è estremamente più alta di quanto lo sia per i bianchi. In quest'altro grafico salta invece subito all'occhio come, una volta normalizzati questi dati per l'età dei morti, si ottiene il fatto che per gli indigeni e per i neri e anche per i latinos la mortalità del coronavirus è 3 volte maggiore che per i bianchi. E questi sono dati che non sono insignificanti, cioè sono discrepanze assolutamente importanti. Naturalmente ci si è chiesti, si è indagato se ci fossero magari dei fattori, non lo so, fisiologici piuttosto che genetici che rendevano questo virus più aggressivo, insomma una giustificazione medica, diciamo, per questa discrepanza. Quello che si è trovato è che questa discrepanza non è dovuta a questioni mediche, ma al fatto che mediamente le popolazioni dei latinos e dei neri si trovano in aree più depresse, sono famiglie più povere, famiglie che non riescono ad accedere a un trattamento medico e sanitario finché non è davvero troppo tardi. Sono persone che mediamente hanno lavori peggiori nel senso di peggio pagati, ma anche più sfruttati e meno tutelati. E quindi di fatto per le condizioni in cui vivono, queste categorie di persone sono state colpite maggiormente dal virus, non per difetti diciamo fisiologici, ma perché le loro condizioni di vita li costringevano a subire questa situazione. Per non parlare dei nativi americani, a cui è stata rubata ormai quasi tutta la loro terra, che adesso sono costretti a vivere in riserve, dove alcuni di loro devono anche camminare, viaggiare per ore per arrivare all'acqua potabile. Immaginiamoci in queste condizioni
quale potesse essere, quale possa essere la prevenzione piuttosto che la facilità di accesso alle cure per i problemi della pandemia. Un altro articolo che secondo me è interessante, pubblicato il 24 luglio del 2020, quindi da poco, su Science, una nota rivista scientifica, si chiama l'articolo, traduco, razzismo sistemico persiste nelle scienze. L'autrice traceva il quadro di una comunità scientifica composta prevalentemente da bianchi, non perché si riscontri una maggiore difficoltà da parte delle altre etnie a imparare i concetti piuttosto che, ma perché ancora una volta persone della comunità nera piuttosto della comunità dei latinos vivono in zone più depresse dove accedere all'educazione non è così semplice, non ci sono le strutture, non ci sono programmi per borse di studio, non ci sono programmi di ricerca capaci di lanciarli nel mondo estremamente competitivo che è la ricerca scientifica, e spesso le famiglie, avendo un reddito più basso, non possono permettersi di mandare i figli a studiare in un altro stato piuttosto che in una zona con università migliori. E questo, il risultato di questo è una esclusione forte delle persone di colore dalla scienza. Questi sono solo due esempi, però secondo me sono due esempi ampiamente, come dire, illustrativi di quello che possiamo chiamare un razzismo sistemico, ovvero l'oppressione subita dalle persone di colore, da una persona di un'etnia che non sia quella bianca, non è semplicemente un'oppressione di razzismo, come dire, spiccio della vita di tutti i giorni, perpetrato tramite atti individuali, che di sicuro c'è e di sicuro contribuisce a peggiorare banalmente anche solo nel migliore dei casi la serenità della vita di un individuo. Ma è un razzismo estremamente sistemico che non dipende dall'individuo, ma che è imposto dalla società stessa e non può essere sollevato da un'azione individuale. E quindi è un'oppressione fortissima e appunto sistemica. Secondo me possiamo vedere questo legame tra il razzismo e il capitalismo ancora oggi anche all'inverso. All'inverso, se vogliamo, e lo possiamo vedere ad esempio attraverso la propaganda della destra. Spostiamoci in Italia per andare sul classico, ma non è che queste cose siano particolarmente originali rispetto al resto del mondo. Si parla tanto di gli immigrati ci rubano lavoro piuttosto che l'immigrazione fa aumentare la criminalità. Non è un caso che in un tempo di crisi gli immigrati siano diventati il capro espiatorio perfetto, poiché la fascia della società che è stata con più accanimento privata di tutta una serie di diritti e persino del loro riconoscimento giuridico a restare nel nostro paese con tranquillità. Ma non è neanche un caso che questo tipo di propaganda abbia potuto prendere particolarmente piede con l'ascesa, ad esempio, di Salvini negli scorsi anni. Perché dobbiamo ricordarci che gli ultimi anni sono stati anni di brusco peggioramento di vita della classe lavoratrice in tutto il mondo e anche in questo paese. La disoccupazione è aumentata, si fa sempre più fatica a trovare un lavoro, si fa sempre più fatica, soprattutto magari per i giovani, a trovare un lavoro che ti dia effettivamente uno stipendio, non dico buono, ma quantomeno decente. E, le persone guardano con sempre più ansia il proprio futuro, anche prima della pandemia, che poi naturalmente ha fatto assolutamente esplodere le cose. E quindi tutte queste dichiarazioni che porta avanti la destra contro gli immigrati non sono assolutamente vere. Andrò veloce, però mi sembra giusto citarlo, ad esempio su quella della correlazione tra la disoccupazione e l'immigrazione.
Cioè, ci sono stati dei dati rilasciati dalla Commissione europea nel 2016, dati che appaiono la percentuale di disoccupazione in un paese europeo e la sua percentuale di immigrati sulla popolazione. Ad esempio, la Germania ha il dato di disoccupazione più basso del 4,1% e il dato di immigrazione più alto, del 10,5%. La Spagna ha un dato di immigrazione molto simile, 9,5% sulla popolazione, e una disoccupazione del 19,6%, che quindi è quasi 5 volte più alta. Al contempo, la Gran Bretagna ha una disoccupazione del 4,8%, un'immigrazione dell'8%, l'Italia, che aveva un'immigrazione praticamente identica dell'8,3%, ha una disoccupazione più che doppia rispetto alla Gran Bretagna del 11,7%. Quindi vedete che né in positivo né in negativo c'è una qualsiasi sorta di correlazione tra l'immigrazione e la disoccupazione. Al massimo si può dire che naturalmente gli immigrati tendono a concentrarsi nelle zone dove c'è più lavoro perché appunto come tutti noi vogliono cercare un lavoro, ma non c'è alcuna correlazione causale tra queste due cose. Tuttavia, questo tipo di propaganda può fare effetto perché si collega a una crisi generale del sistema e a un peggioramento delle condizioni di vita generali della popolazione. Tra l'altro, misure propagande portate avanti con grande ipocrisia dalla destra, in quanto governi di tutti i colori si sono impegnati a partire dagli anni 90 a fare leggi che regolamentassero l'immigrazione, ma non certo pensando né al benessere dei lavoratori italiani né al benessere dei lavoratori immigrati. Per farla molto breve, se qualcuno volesse approfondire ulteriormente tutti i vari passaggi che sono molto interessanti delle varie legislazioni che hanno regolato l'immigrazione in Italia, io faccio rimando al nostro opuscolo dove sono trattate legislazione per legislazione. Dirò soltanto che quello che è rimasto comune a tutte le varie riforme, tutte le varie modifiche che questi decreti hanno subito è il fatto di permettere l'entrata di immigrati sulla base di un sistema a quote. Cioè noi facciamo entrare un determinato numero di immigrati, li regolarizziamo ogni anno, il resto ufficialmente a parole nella propaganda della destra dovrebbe tornarsene a casa. Adesso, le quote naturalmente sono decise non in base a qualche criterio, che ne so, sociopolitico, del benessere delle popolazioni, ma in base a quanti lavoratori immigrati servono alle aziende per funzionare e quindi ma il fatto che una grossa quota di immigrati restino esclusi dalla regolarizzazione è perfettamente contemplato da chi fa queste legislazioni. Non è che queste persone svaniscono nel nulla, queste persone vanno a finire sotto le forme di sfruttamento più becere, che sono possibili perché queste persone, non essendo regolarizzate, non hanno nessun tipo di qualsivoglia tutela. E in particolare una delle forme di sfruttamento che è più redditizia è quella del caporalato. Il settore agricolo italiano produce circa il 65% dell'export europeo di pomodoro, per farvi capire il giro d'affari che c'è dietro. C'è stato un calcolo nel 2017. Un rapporto sulle agromafie, secondo cui il 25% del totale delle aziende agricole del nostro paese, utilizza sistemi di, caporalato, sistemi di sfruttamento intensivo, di manodopera, irregolare sfruttata per il lavoro nei campi, per due spicci, per un giro d'affari che invece due spicci non è, perché il caporalato genera profitti per 4,8 miliardi di euro. Quindi è estremamente conveniente che ci sia questa
fetta di immigrati regolari da poter sfruttare in questo o altri campi a piacimento a prezzo della forza lavoro bassissimo o nullo. Persone che poi vengono costrette a vivere nella miseria e a volte anche a purtroppo morire sotto i carichi di lavoro e lo sfruttamento così pesante. È importante notare che queste misure vengono portate avanti da governi di ogni colore. Le quote sono state mantenute invariabilmente da tutti e nonostante ci siano decreti sicuramente più apertamente reazionari degli altri, il decreto sicurezza di Salvini non tentava neanche di nascondersi dietro a belle parole, era proprio becero, punto e basta, uno sputo sul muso. Anche decreti fatti, ad esempio, da governi di sinistra come Minniti Orlando hanno portato importanti attacchi ai diritti degli immigrati. In questo caso, nel caso del decreto del 2017, la criminalizzazione dei migranti economici e misure svantaggiose per quanto riguarda i CPR. Ma quindi, una volta posto che il razzismo c'è, è un problema serio ed è un problema che è strettamente, intimamente connesso con la società in cui viviamo. Come facciamo a combatterlo? Come facciamo a lottare perché tutto questo abbia finalmente una fine? Ci sono state proposte più strade, più rimedi, che alcuni di questi, secondo me, sono false speranze, falsi rimedi, che sono proposti in buona fede da alcuni, in fede meno buona da altri, e che però è importante affrontare e capire perché non possono essere la soluzione al razzismo. Principalmente si parla di cambiare le leggi, avere una maggiore rappresentanza di persone appartenenti a minoranze nelle istituzioni oppure intervenire sulla cultura. Per quanto riguarda le leggi, quasi tutti i paesi del mondo e tutti i paesi a capitalismo avanzato, in questo momento ufficialmente sulla carta, condannano fermamente il razzismo e ogni tipo di discriminazione. Ciò non toglie che però purtroppo questo tipo di discriminazioni prosegua e sia intrinsecamente legato alla vita di tutti i giorni e al funzionamento della nostra società. E inoltre noi siamo assolutamente favorevoli a qualsiasi legge che possa intervenire per ottenere delle rivendicazioni parziali che possano alleggerire l'oppressione o ancora meglio far sparire un determinato tipo di oppressione da qualsiasi minoranza o gruppo oppresso e siamo favorevoli a combattere, a fare pressione perché questo tipo di leggi venga discusso e venga approvato. Tuttavia dobbiamo renderci conto che la legge, una cosa è averla sulla carta e una cosa è averla applicata, vale l'esempio di quello che ho detto prima, e che inoltre le leggi, se tu confidi semplicemente in una legislazione più giusta, più onesta, meno razzista, per così dire, devi anche far conto che questo tipo di legislazioni può venire spazzato via, modificato e reso innocuo anche nel giro di poco, dal susseguirsi dei governi anche nel giro di pochi anni. Per quanto riguarda una maggiore rappresentanza nelle istituzioni, beh, noi abbiamo avuto settimana scorsa, vi invito a riguardarlo in caso ve lo siete perso perché è stato molto bello e molto interessante, un gruppo di studio sullo Stato, la rivoluzione e la polizia, in cui abbiamo discusso del ruolo dello Stato all'interno della società. Adesso non starò a riprenderlo, però lo Stato è in estremissima sintesi
un organo che è lì per fare gli interessi e mantenere il controllo della classe dominante, la borghesia, che come abbiamo visto beneficia assai di instillare il razzismo tra la classe lavoratrice. Quindi io capisco che possa essere importante, senza dubbio lo è, avere una maggiore rappresentanza all'interno delle istituzioni di persone provenienti da numerosi ambiti diversi. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci che anche se cambiamo il colore della pelle dei funzionari dello Stato, lo Stato rimane sempre lo Stato, non cambia la sua funzione fondamentale, non cambia i suoi attributi che lo rendono tale. Quindi non dobbiamo confonderci, non dobbiamo avere illusioni in questo tipo di politiche come soluzione definitiva al problema del razzismo. Tra l'altro, io vorrei ricordare alcuni esempi. Gli Stati Uniti hanno finito nella legislazione prima di quella di Trump, una doppia legislazione da parte di Barack Obama, che è stato il primo presidente nero degli Stati Uniti, cioè l'uomo, il singolo uomo che, se vogliamo, era tra gli uomini più potenti del mondo, per la prima volta nella storia era nero, ma tuttavia, proprio alla fine degli 8 anni del mandato di Obama, che era stato accolto con grandi speranze, appunto, anche dalle comunità più oppresse, come una possibile svolta per la loro condizione, dicevo, proprio alla fine del suo secondo mandato è nato ufficialmente nel 2015 il movimento Black Lives Matter, perché la condizione degli americani in generale, ma anche e soprattutto della comunità nera, era ulteriormente peggiorata, nonostante si fosse fatto un notevole progresso, se vogliamo, in campo di rappresentanza. Piuttosto che in paesi come, ad esempio, mi viene in mente l'India, ma potremmo fare esempio di qualsiasi altro paese ex coloniale, la borghesia indiana non è che si fa particolari scrupoli a sfruttare selvaggiamente la propria classe operaia e i propri lavoratori per trarne profitto, piuttosto che svendere le proprie risorse al proprio paese quando capita alle potenze imperialiste occidentali. Oppure un altro esempio ancora, l'attuale presidente del Sudafrica, Ramaphosa, che ha iniziato la sua carriera politica come sindacalista nel settore dei minatori, un settore molto combattivo e, ovviamente, come potete intuire, anche sottoposto a grandi pressioni e a grandi sfruttamenti. Adesso da presidente ha collaborato con la polizia, perché la polizia riuscisse a schiacciare gli scioperi, appunto, dei minatori che stavano cercando di scioperare per migliorare le proprie condizioni di vita e mitigare il proprio sfruttamento. Senza contare che, caso lampante, metà della polizia di Minneapolis, che comunque è un sindaco democratico, giusto per accennare, è composta da persone di colore, questo non ha impedito l'omicidio di George Floyd, né che le proteste che ne sono scaturite sfociassero in una specie di guerra civile in cui la polizia non ha certo accarezzato i manifestanti con i fiori, per usare un eufemismo. Per quanto riguarda invece il versante della cultura, anche qui ovviamente è importante ed è una buona cosa che ci siano sempre più narrative e persone sempre diverse possano portare il proprio contributo alla collettività e alla cultura generale e partecipare nei programmi, che siano scolastici o no. Ed è vero, l'accusa che viene lanciata verso in particolare le università, ma anche le scuole, soprattutto magari quelle di ordini un po' superiori, dove si dice che il curriculum universitario piuttosto che scolastico ha una impostazione fondamentalmente eurocentrica e è razzista della storia piuttosto che delle materie umanistiche, dove si porta avanti un'analisi sociale di qualche tipo.
E questo senza dubbio è vero. Dopodiché noi dobbiamo tenere presente e avere ben chiaro che i programmi, gli argomenti inclusi in questi programmi sono sostanzialmente sotto il controllo della classe dominante, con qualche variazione possibile, e non vengono, certo, la storia che ci viene raccontata a scuola non viene scelta per illuminarci sulle lotte operai del passato, su come le masse, come gente come noi è riuscita a ottenere attraverso la lotta i propri diritti che poi gli sono stati tolti dalla borghesia, piuttosto che non ci viene raccontato del feroce sfruttamento delle colonie o di come i nativi americani siano stati sterminati a sangue freddo, piuttosto che altre amenità del genere. La storia che ci viene raccontata a scuola è scelta per coprire e mascherare i crimini commessi dalla borghesia negli ultimi 200-300 anni, verso le minoranze e verso la classe lavoratrice di tutto il mondo, Europa compresa, e possibilmente cercare di convincerci che alla fine il capitalismo può avere qualche pecca qui, sì, qualcosa non va di lì, però tutto sommato è il meglio che si può avere, e quindi dobbiamo fare tutti uno sforzo, accontentarci, al massimo puoi sperare di ottenere qualcosa di più nella prossima vita. Dopodiché, quindi non deve assolutamente stupirci questa peculiarità dei curriculum. Dopodiché, l'alternativa che è stata accettata come questa narrativa è quella del postcolonialismo, particolarmente le università, ci si potrebbe aprire un enorme capitolo. Se andate a vedere c'è anche una relazione molto bella, però purtroppo in inglese, che è stata fatta quest'estate durante una scuola internazionale della nostra organizzazione proprio sul tema del postcolonialismo. Sostanzialmente però possiamo dire che il postcolonialismo attinge a piene mani dalla filosofia postmodernista, sostiene che non sia possibile sostanzialmente per nessuno conoscere qualcosa veramente all'infuori di se stessi, e che quindi sì, è vero, persone africane sono più idonee a raccontare la storia dell'Africa piuttosto che un cinese sarà più idoneo a raccontare la storia della Cina. Ma in ultima analisi noi non possiamo veramente conoscere nulla di fuori di noi stessi, e quindi la logica conseguenza è un completo rifiuto di qualsiasi tentativo di fare una generalizzazione, una sistematizzazione della realtà, qualsiasi tentativo di fare un'analisi completa della realtà un po' più vasta del nostro orticello. E quindi un totale rigetto della possibilità di riuscire a unirsi e organizzarsi per cambiare una realtà che, in ultima analisi, secondo questi signori, noi non possiamo assolutamente comprendere né conoscere. Ovviamente non c'è da stupirsi che questa cosa sia stata accettata a piene mani all'interno dell'università, perché in ultima analisi non scalfisce minimamente l'oppressione della borghesia, e dopodiché, ad esempio, in Inghilterra, questa è adesso una delle teorie più comuni all'interno dell'università, però l'Inghilterra rimane comunque un paese estremamente razzista, e sul colonialismo inglese dire che l'Inghilterra non ha influenze su nessuno stato estero mi viene un po' da ridere. Quindi è normale che ci siano un sacco di giovani che in questo momento stanno entrando per la prima volta diciamo in politica, hanno voglia di fare qualcosa, hanno voglia di conoscere, hanno voglia di attivarsi, vedono lo schifo che c'è in giro e dicono basta. Come primo approccio trovano questa serie di teorie che riscuote il loro interesse e anche il loro appoggio, e come rivendicazioni parziali. Come rivendicazioni generali, la maggiore inclusione delle minoranze, di coloro che sono stati fino adesso esclusi nel dibattito culturale, piuttosto che una maggiore rappresentanza
non sono rivendicazioni sbagliate, anzi sono rivendicazioni condivisibili. Tuttavia, queste poste come fine ultimo fanno soltanto il gioco della borghesia, perché? Perché innanzitutto dividono i lavoratori, cioè si viene a creare una situazione in cui ognuno si deve rinchiudere in una propria categoria e deve fare la sua piccola lotta per riuscire a arrivare a conquistarsi la sua piccola nicchia di rappresentanza per poi poter fare niente perché sei incatenato nei confini dello Stato capitalista. E inoltre non scalfiscono minimamente la vera reale base che è fortissima, che è il razzismo, la base del razzismo che è fatta dallo sfruttamento e dall'investimento da parte del capitalismo di una lotta per le briciole mentre i padroni banchettano. La soluzione, secondo noi, al problema del razzismo, non sono queste rivendicazioni parziali, ma è un movimento che vada a demolire fin dalle fondamenta proprio queste premesse che lo rendono possibile. Vada a demolire fin dalle fondamenta il sistema che genera il razzismo, cioè il capitalismo. Il Black Lives Matter è il movimento fortissimo che è scoppiato a maggio, ha un'importanza fondamentale proprio per questo, secondo me. Ovvero, la scintilla scatenante è stato il brutale omicidio di Floyd, che è palesemente carico di razzismo e di un tema scottante per gli Stati Uniti e non solo, che è quello della violenza poliziesca. Ma la rabbia enorme che è partita dal razzismo si è espressa contro la totalità del sistema. La rivendicazione di abolire la polizia è una rivendicazione estremamente forte, perché la polizia è il braccio armato dello Stato, la polizia è l'organo di dominio diretto più violento, se vogliamo, più duro, più efficace in alcuni casi, che la borghesia ha per mantenere l'ordine con la forza. Uno slogan come quello di abolire la polizia. Piuttosto che episodi come quelli che sono successi, di comunità di residenti che si auto-organizzano, prendono le armi e pattugliano in autonomia, il proprio vicinato per assicurare la sicurezza, sono un salto qualitativo rispetto ai movimenti degli anni precedenti, assolutamente sorprendente. C'erano slogan contro il razzismo, c'erano slogan contro la polizia, c'era una grande rabbia contro la crisi, contro la gestione della pandemia e contro come i lavoratori si sentono pedine sacrificabili davanti all'altare del profitto. Ed è importante riflettere sul fatto che questa rabbia esplosiva si è espressa non soltanto in manifestazioni di persone appartenenti alla comunità nera isolate. Nelle strade c'erano davvero tutti, con una grande prevalenza di giovani, ma anche migliaia e migliaia di lavoratori sono scesi in piazza e a volte hanno dovuto fronteggiare insieme bianchi, neri, latinos, tutti gli attacchi della polizia. Tra i lavoratori e tra gli studenti, che a migliaia si sono risvegliati, a migliaia sono scesi in strada per manifestare, si è creata subito un'unità basata sul comune sfruttamento, basata sulla comune oppressione, sulla comune rabbia, sul comune rifiuto per questo sistema, che ha subito eliminato qualsiasi barriera di razza, piuttosto che di genere, di età e di qualsiasi altra cosa. Sacco di professoroni a volte ci vorrebbe far credere come un criterio assolutamente inibitore per qualsiasi tipo di unità. Ed è importante notare anche che questo tipo di movimenti ha preso piede in tutto il mondo. Manifestazioni di solidarietà con il movimento dei Black Lives Matter americani sono scoppiate in tutto il mondo con le stesse caratteristiche di piazza, anche se ovviamente non con la stessa violenza, con la stessa anche repressione militare che hanno subito i movimenti
negli Stati Uniti, davvero, davvero ovunque. La stessa rabbia, gli stessi slogan, lo stesso schifo e desiderio di cambiamento rispetto al razzismo, rispetto alla crisi di un sistema che ci condanna a vivere in condizioni di sfruttamento, l'abbiamo visto nelle piazze di tutto il mondo, nonostante ci fossero delle obiettive difficoltà dovute alla grave situazione della pandemia che stiamo affrontando. E questo secondo me è molto importante perché noi fino adesso abbiamo detto che il razzismo è un'importante arma con cui la borghesia separa i lavoratori insieme a tutto un altro set di ideologie che derivano dalla necessità di separare il movimento dei lavoratori come il sessismo piuttosto che la discriminazione contro gli omosessuali piuttosto che un sacco di altro schifo. E questo è senza dubbio vero. Dopodiché ai lavoratori e ai giovani si può contare balle fino a un certo punto, ovvero in una situazione di lento declino delle condizioni di vita dove non c'è movimento, non si riesce a organizzarsi e tutto stagna, questo tipo di idee, come dicevamo prima per quanto riguardava la propaganda xenofoba e razzista contro gli immigrati, può trovare un suo terreno. Dopodiché, quando le condizioni materiali precipitano, quando la crisi di questo sistema, che ormai è evidente sta assolutamente cadendo a pezzi, precipita, diventa palese, quando tutte le contraddizioni della società in cui viviamo vengono scoperte, tutte queste bugie, vengono spazzate via. L'unità, dei lavoratori e degli studenti, al di là di tutta una serie di distinzioni, assolutamente inutili e insensate come l'etnia, il sesso, l'orientamento sessuale e quant'altro, metteteci quello che volete, cade completamente davanti alla necessità della lotta e alla voglia di cambiare la propria situazione, cambiare la propria condizione. Ovviamente questo movimento, adesso vado a chiudere, ovviamente questo movimento di massa è ancora ai suoi inizi, non c'è un vero e proprio programma, al suo interno ci sono delle idee anche confuse, anche diverse. E questo è naturalmente normale perché un lavoratore comune, uno studente qualsiasi, non passa le proprie ore di solito, magari dopo un turno di 8 ore al lavoro, piuttosto che in mezzo alla sessione per il college che a stento si può permettere, a studiare teorie rivoluzionarie piuttosto che volumazzi di storia e quant'altro. Si può anche capire la reclutanza che ha attrezzato le persone a attivarsi, a guardare alla politica negli ultimi anni, visto che per molti la politica è sempre stata quella cosa che vedi in TV piena di ipocrisia, piena di schifo, che ti disgusta più che altro. Però è importante capire che i movimenti come quello dei Black Lives Matter magari non hanno il programma più chiaro del mondo, ma hanno chiarissimo e cristallino quello che non vogliono. Non vogliono più abusi polizieschi, sono stanchi del razzismo, sono stanchi della povertà, sono stanchi delle privazioni, sono stanchi di un sistema che li costringe a vivere come animali e non come persone, non perché non ci sono abbastanza risorse per vivere tutti una vita agiata, una vita confortevole, una vita che rispetti i nostri ritmi e i nostri interessi al posto del profitto di pochi. Ma perché distribuire in questo modo le risorse non sarebbe profittevole per una sparuta minoranza di persone che detengono il potere e si appropriano delle ricchezze estratte dal lavoro di tutti gli altri. Il movimento dovrà imparare dall'esperienza, avanzerà, arretrerà, cercheranno di farlo in tutti i modi, rientrare nei canali dello Stato borghese, ad esempio, mi viene in mente come i democratici, il sindaco democratico di Minneapolis, di cui vi parlavo prima, arrivati a un momento in cui si era visto che le minacce di mandare l'esercito, la Guardia Nazionale, per le strade non sedavano le rivolte, anzi gettavano benzina sul fuoco, si è passati a una tattica più di concessioni per cercare di
smorzare il movimento usando la carota al posto del bastone, e si era uscita questa dichiarazione per cui avrebbero abolito la polizia a Minneapolis per rispettare la volontà popolare. Dopodiché tutti si sono affrettati con gran furia a riferire che non è che si aboliva la polizia, si collaborava con il comando di polizia uscente per riformare l'istituzione della polizia di Minneapolis, quindi sostanzialmente si sarebbe mandato a casa qualcuno, si sarebbe cambiato qualche nome qua e là e tutto sarebbe rimasto lo stesso. E possono essere fatte queste manovre da parte della classe dominante, saranno fatte e magari in qualche momento riusciranno anche a arrestare e far perdere in parte vitalità al movimento di massa in quanto tale. Ma la grande rabbia, il grande rifiuto per le condizioni di vita in cui milioni e milioni di persone sono costrette a vivere non può essere fatto sparire così da un giorno all'altro. Queste concessioni non possono più riformare il sistema, che è una crisi troppo profonda, non possono sopperire alle domande, alle richieste che questo movimento ha portato. Milioni di lavoratori e milioni di giovani negli Stati Uniti e in tutto il mondo si stanno attivando come mai prima e si stanno chiedendo come possono mettere fine al razzismo e alla condizione di oppressione in cui viviamo tutti i giorni. Per quello che possiamo fare noi, i marxisti non sono persone tra virgolette speciali. Non hanno qualcosa in più degli altri lavoratori e degli altri studenti. Noi siamo lavoratori e siamo studenti e pertanto il nostro posto è all'interno di questi movimenti di massa, a lottare insieme a tutti gli altri lavoratori e studenti che sono in strada e che stanno lottando per un futuro migliore. Dopodiché noi abbiamo un contributo assolutamente importante da portare in queste mobilitazioni, ovvero la piccola differenza che noi siamo la parte più cosciente dei lavoratori e degli studenti. Noi ci siamo formati, noi cerchiamo di analizzare e di capire la società in cui viviamo e quindi abbiamo degli importanti punti che possono essere portati come rivendicazioni a questi movimenti. Dobbiamo spiegare agli elementi più avanzati questi punti e noi dobbiamo proporre all'interno di questi movimenti un programma che comprenda non solo rivendicazioni parziali, diciamo transitorie, che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita delle minoranze oppresse, come potrebbe ad esempio essere togliere il sistema vergognoso delle quote per l'immigrazione in Italia, ma anche riuscire a dare una prospettiva più generale e riuscire a dare le corrette direttive perché questi movimenti possano giungere alla rimozione della sorgente del razzismo, alla sorgente dello sfruttamento di tutti, che è l'abbattimento del capitalismo. E quindi lottare per l'unità più grande di tutte, che è quella sulla base di classe, i lavoratori con i lavoratori, gli studenti con gli studenti, i lavoratori uniti con gli studenti, per vincere contro il razzismo, ma soprattutto contro il capitalismo che lo causa. Grazie. Grazie mille Chiara per l'introduzione e mi scuso per la presenza di questi disturbatori. Siamo riusciti a zittirli, però per l'inizio non era chiaro capire chi fossero. Dunque, mi scuso per il problema. Prima di passare agli interventi, volevo comunicarvi che ora condivido lo schermo. Okay. Volevo comunicarvi che per chi fosse interessato magari ad approfondire la discussione sulla situazione attualmente in Italia e nel mondo, noi di Sinistra Classe Rivoluzione dal 5 al 7 dicembre
teniamo il nostro congresso nazionale. E due punti di questo congresso saranno aperti al pubblico, ossia quello del 5 dicembre alle 10, Mondo Rivolta, che parlerà della situazione internazionale della lotta di classe e di quali siano le prospettive da un punto di vista marxista per il futuro prossimo, e quella del 6 dicembre alle 9.30, che parlerà un po' più in specifico della crisi economica e la pandemia qui in Italia e qual è il compito di noi marxisti per affrontare questa nuova situazione. Per partecipare, anche qui c'è un modulo da compilare che vi mando ora in chat. Dunque, per chi fosse interessato, è il benvenuto a venire. Dunque, adesso ho segnato Leandro Orlando, dopodiché parlerà Federico Giugno. Vai, Leandro. Ok, un attimo che mi si attiva la telecamera, perfetto. Ok, a posto, vai. Credo che Chiara abbia fatto un intervento, comunque una spiegazione molto dettagliata, comunque anche se ha toccato alcuni punti che per ovvietà di mancanza di tempo non si possono approfondire, ha spiegato molto bene quella che è la situazione sia a livello mondiale di quello che ha interessato il movimento dei Black Lives Matter, che è appunto le origini del razzismo, e ovviamente ha sottolineato anche quella che è la propaganda della destra. Ma secondo me è importante anche sottolineare che anche a sinistra anche certi settori, certi partiti che si definiscono comunisti, comunque marxisti, che dovrebbero essere a difesa di tutte queste minoranze, in realtà fanno un ruolo demagogico, e mi sto riferendo alla sinistra stalinista, che anche se comunque in minoranza rispetto al passato, specialmente dopo il crollo dell'Unione Sovietica e quindi tutta la fase dagli anni 90 in poi, comunque esiste e crea disordine e confusione questa propaganda borghese di portare avanti quella lotta contro il marxismo, prendendo come riferimento una caricatura del marxismo che a noi non ci appartiene. E in Italia abbiamo l'esempio più eclatante, che è quello del Partito Comunista di Rizzo, che appunto per cercare di farsi amici i settori più vicini comunque appunto a ideologie che possano rientrare in una specie di nazionalismo, in una specie di sovranismo di sinistra, portano avanti slogan come privilegiamo prima i lavoratori italiani e poi quelli immigrati, quindi qualcosa che in realtà dovrebbe, appunto, senza porre le basi, senza porre in discussione il sistema stesso, pongono in discussione in realtà la differenza tra lavoratori italiani e lavoratori immigrati, che alla fine sono tutte e due oppressi dallo stesso sistema, indipendentemente dalla zona in cui essi lavorano o essi vivono, eccetera, eccetera. E questo alla fine perché la loro visione è quella appunto del socialismo in un solo paese, e questo è funzionale a quella possibile casta burocratica che si formerebbe dopo che una rivoluzione appunto dovesse degenerarsi, e quindi dare il potere a questa casta burocratica, che non entro nel particolare di questa discussione perché non è manco la sede, il momento adatto, però comunque è importante fare la distinzione tra quello che noi marxisti, noi comunisti diciamo a riguardo di questi movimenti, quali sono i punti fondamentali per andare avanti verso un'ottica rivoluzionaria, e quello che in realtà cercano di fare questi partiti che deviano il movimento verso appunto queste ottiche nazionali,
sono tutte incentrate all'interesse opportunistico di questi partiti. Dall'altro lato, se è vero che appunto bisogna scongiurare, bisogna cercare di fare chiarezza su questo e di appunto sventolare alta la bandiera del marxismo contro quella che è la sua caricatura, anche a riguardo di questi argomenti, è anche vero che bisogna appunto cercare di far capire che la questione è sistemica. Come ha detto Chiara nella sua spiegazione, sia il movimento del Black Lives Matter, che comunque tutti gli altri tipi di movimenti che abbiamo visto finora, come il Fridays for Future, il Pride, eccetera, eccetera, sono importanti, rivendicano dei diritti importanti che devono essere raggiunti, ma che da soli, senza porre il limite, senza far capire che, appunto, senza arrivare alla conclusione che questo è che il sistema a creare queste divergenze, purtroppo finiscono lì. E alla fine, se noi analizziamo per bene quello che possiamo vedere all'interno dei movimenti, con il peggioramento della crisi, delle condizioni oggettive di questo sistema, si è cominciati a capire che alla fine non si tratta solamente di lottare per una certa fascia di problematiche, di oppressioni, ma riguarda un po' tutti noi nel senso di chi è sfruttato, perché ovviamente la società è divisa in classi. Lo si è visto nel Black Lives Matter, dove ci sono state la presenza sia di bianchi che di appunto la comunità LGBT. Da un lato lo si è visto anche all'interno del Fridays for Future, dove si è detto che appunto il limite è il sistema, anche se in una ottica un po' confusa, ma quello che manca in questi movimenti è la direzione, una direzione rivoluzionaria, un partito che sia l'espressione di questi movimenti, appunto dei giovani, dei lavoratori, degli studenti che vi partecipano, appunto lottare per questi obiettivi in un'ottica di abbattimento del capitalismo. Questo purtroppo ancora manca in tutti i paesi del mondo, non esiste un partito rivoluzionario. Ma l'obiettivo principale che noi come primi ci poniamo è quello di formare questo partito, perché appunto è l'unico modo per organizzarsi, porre un programma chiaro davanti a tutti gli oppressi e gli sfruttati e unirsi contro il vero nemico della società, che non è l'immigrato che appunto viene da un altro paese, o l'omosessuale o la famiglia appunto che non rispetta i canoni della monogamia eterosessuale, ma appunto è la classe borghese che crea le divisioni all'interno del movimento operaio proprio in una logica di dividi e timpera. Io chiudo perché credo che di essere già arrivato alla fine. Ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire. Grazie mille Leandro. Ora c'è l'intervento di Federico Giugno e dopo di lui dico due cose io e poi dopo di me c'è Andrea Colangelo. Vai Federico. Beh, ciao compagni. Allora, io volevo fare un attimino una riflessione su quel discorso che noi portiamo sempre avanti, che poi insomma, è un elemento del marxismo per cui le idee dominanti in una società sono le idee della classe dominante, per arrivare a dire che il razzismo, comunque le discriminazioni, non sono dei sentimenti, non sono degli atteggiamenti innati nella popolazione, ma vengono in una certa maniera inculcati dalla classe dominante che ha i mezzi, ha i giornali, alle televisioni per far passare il suo messaggio d'odio per disgregare la classe operaia su linee di classe. E
in questo modo schiacciare meglio la classe operaia nel complesso. E per dimostrare questo ho trovato molto interessante nel libro di Vanetti un paragrafo dedicato appunto a quella che è stata l'evoluzione del discorso portato avanti dalla stampa, la stampa come giornale, il Corriere della Sera, cioè presentare l'immigrazione, per presentare gli immigrati, per presentare gli stranieri. E quindi si è andati, i dati che venivano portati erano questi, che i giornalisti sono passati da utilizzare per descrivere le notizie relative agli stranieri, da termini tipo un uomo dell'Africa subsahariana, un uomo proveniente da qui o da lì, sono passati ad utilizzare i termini più vaghi del tipo un nero, gli extracomunitari, i vucumpra, proprio per fare di tutta l'erba un fascio e sviluppare appunto una discriminazione nei loro confronti. E oltre all'utilizzo di questi termini da parte della stampa, che poi è stampa padronale, si vede la volontà di far passare un messaggio razzista anche nella scelta dei temi, perché molto spesso in percentuale le notizie che riguardano immigrati molto spesso sono correlate a notizie di criminalità o di, sì, a notizie comunque di criminalità. Quindi in questo c'è anche la volontà di creare un legame tra lo straniero e la delinquenza, mentre gli articoli in cui uno straniero viene posto come lavoratore, viene posto, diciamo, nella sua dimensione sociale, questo genere di linguaggio nella stampa padronale è molto minore. E con questo meccanismo si diffonde si diffondono le idee razziste nella società. E la cosa sorprendente, io mi sono reso conto, è che il razzismo non è un tarlo che baca la testa soltanto dei bianchi, degli italiani. Il discorso della classe dominante è talmente potente, talmente martellante, che io mi sono reso conto che entra nella testa anche di un nero, di uno straniero. Io una volta ero in una manifestazione antirazzista, a un certo punto mi si avvicina a questo signore nero e mi inizia a dire «Sì, perché loro vengono qua!» E io ho fatto un po' fatica a comprendere. Poi punta il dito, fa così, no? E c'era tutta una panchina con dei neri lì alla stazione, fa perché loro vengono qua, non hanno voglia di lavorare, vengono per delinquere. Ma scusi, ma tu da dove vieni? Ma io vengo dalla Nigeria, però per me è diverso. Cioè, quest'uomo era talmente farcito dall'ideologia dominante che non si rendeva neanche conto che stava accusando della gente che aveva passato degli immigrati come lui, gli stava accusando di cose per cui la classe dominante accusa lui stesso. E questa contraddizione non riusciva ad uscirne. E poi c'è un'altra cosa che mi preme sottolineare del discorso del razzismo e di come sia strettamente funzionale a difendere quelli che sono gli interessi della classe dominante. Io penso che il razzismo in realtà non abbia neanche bisogno di trovare l'elemento fisico, sei nero, sei ebreo, sei vieni di qua, vieni di là. In che senso? Io mi sono trovato a leggere Furore, che vabbè, non è un trattato di sociologia, però esprime in maniera chiara quella che è stata un po' un'epoca storica. E appunto questo libro è ambientato all'epoca della Grande Depressione negli Stati Uniti. E Steinbeck ci fa entrare in quel periodo descrivendo anche quello che era il razzismo che i contadini poveri, impoveriti dell'Oklahoma si trovavano a subire nel momento in cui
si trasferivano, ad esempio andavano in California. E nel romanzo si vede benissimo come questi contadini dell'Oklahoma venissero disprezzati per la loro provenienza, venivano chiamati sporchi ocri, per dire tipo zozzoni dell'Oklahoma. E appunto questa discriminazione era attuata sulla base né del colore della pelle né della provenienza, cioè erano uomini di una nazione che da uno stato si trasferivano in un altro e ciononostante subivano il razzismo. E lo scrittore ci mostra chi è che metteva in voce, chi metteva in giro l'idea che quelli dell'Oklahoma fossero zozzi, fossero ladri, cioè avessero tutti i vizi. Erano gli stessi che gli sfruttavano, erano gli stessi datori di lavoro che potevano finanziare i giornali, i giornalisti scribacchini prezzolati facevano passare questa linea, facevano passare quest'idea per mettere i lavoratori, i contadini californiani contro i contadini dell'Oklahoma. E di questo chi è che se ne avvantaggiava? Se ne avvantaggiava il padrone, perché in questa maniera si abbassavano i salari e si arricchiva, e per di più rompeva il fronte di classe tra questi contadini. E chiudo. Ok, grazie Federico per l'intervento. Adesso dico un paio di cose io e si prepara invece Andrea Colangelo. Dunque, avevo visto un commento un po' più durante la relazione di Chiara, non mi ricordo di chi, chiedo scusa, però che diceva fondamentalmente che il razzismo esisteva da prima del capitalismo. Dunque, va detto che sicuramente forme di discriminazione di vario tipo sicuramente erano presenti già in passato, più o meno da quando esistono le società divise in classi. Dunque magari abbiamo discriminazioni di tipo religioso durante il Medioevo e nella prima età moderna, che sicuramente erano rilevanti e hanno portato anche dei processi in parte potremmo dire anche razzisti, perché è chiaro che sicuramente un siriano che fosse passato a Roma sarebbe stato magari guardato con occhi un po' sospetti, anche se poi in realtà il discorso sarebbe molto più ampio. Però quello che noi intendiamo per razzismo è una cosa prettamente capitalista, perché è tutta una serie di superstizioni, scuse, giustificazioni, anche tentativi di giustificare scientificamente la discriminazione su base etnica che ha solo lo scopo di permettere uno sfruttamento maggiore della classe operaria, anche quando una classe operaria di per sé non era propriamente esistente, perché un po' Chiara l'aveva detto all'inizio, ma il razzismo diciamo che nasce proprio con l'inizio dello sfruttamento coloniale. Noi dobbiamo immaginarci che alla fine del Medioevo, all'inizio dell'età moderna, vediamo questa grande espansione di diversi paesi affacciati sull'Atlantico, in particolare di mercanti che si erano arricchiti magari nei decenni e nei secoli passati, che trovavano molto, ecco, utile espandere il loro mercato fuori dal Mediterraneo per cercare un'altra via verso l'Oriente, dove c'era un commercio molto, insomma, molto profittevole. Così però hanno iniziato ad avere altri territori da sfruttare, dove però, per esempio, erano presenti spesso molti nativi della zona. E come dire, la prima reazione di tantissimi di questi esploratori, che poi diventano anche sfruttatori e conquistatori di diverse popolazioni, fu proprio quella di schiavizzarli, di metterli a lavorare in condizioni tremende, e per giustificare questa cosa
semplicemente dicevano che questi che vivono, non so, nelle Indie occidentali o nelle coste africane non sono persone in realtà e quindi è possibile schiavizzarli e sfruttarli come se fossero animali. E tutta questa teoria è andata avanti sviluppandosi con l'aumento del potere di questa stessa classe di sfruttatori coloniali, che poi alla fine è la borghesia che si è arricchita enormemente attraverso lo sfruttamento del resto del mondo. E questo ha portato poi a un certo punto al fatto che la borghesia, con la ricchezza e l'importanza, diciamo, sociale che aveva acquisito, è riuscita alla fine ad avere il potere. Entrando nella fase storica del capitalismo, che insomma, va avanti da un paio di secoli. Però a quel punto il razzismo era già qualcosa che è stato sviluppato dalla classe dei capitalisti e che è stata applicata in maniera, ecco, anche fantasiosa, potremmo dire, perché per esempio negli Stati Uniti, dove lo schiavismo era una delle fonti economiche praticamente di tutta la borghesia che ha preso il potere dopo la guerra d'indipendenza, per gestirsi un po' la popolazione, perché il sud era più abitato da schiavi che da persone che avevano il diritto al voto, hanno fatto un accordo con insomma, il congresso per avere un giusto collegio elettorale, che ogni nero valeva 3/5 di una persona normale. Oppure più in là, quando ci saranno gli sfruttamenti coloniali un po' generalizzati, dove l'imperialismo inizierà a sfruttare tutto il mondo, dove il Regno Unito si ritroverà ad avere quasi un quarto delle terre emerse, si troverà a giustificare il razzismo su base scientifica, con la teoria che la forma del cranio delle persone ne determina insomma, l'intelligenza o la capacità intellettuale, che tali etnie, per esempio gli europei casualmente, sono più intelligenti di questi che invece vengono da altre parti del mondo. Cioè, queste sono tutte cose assolutamente false, cioè non hanno alcuna base scientifica, non hanno alcuna vera e propria giustificazione, però era una cosa necessaria per la borghesia per poter mantenere lo schiavismo, poter mantenere lo sfruttamento coloniale, anche più in là. Cioè, noi non ci dobbiamo dimenticare che lo sfruttamento coloniale e il razzismo come strumento per giustificare e dire che tutto sommato può anche andare bene è andato avanti per tantissimo tempo. È solo negli anni 60 che molte colonie hanno raggiunto l'indipendenza e si sono, diciamo, liberati in parte meno dell'occupazione imperialista dei propri paesi. Dunque, ora vado a chiudere. Penso che questo commento che avevo letto si sbaglia, perché il razzismo, come lo conosciamo oggi, come particolare discriminazione, è un mezzo della classe borghese per dividere la classe operaia, come hanno detto già altri. E proprio per questo l'unica maniera per risolvere il razzismo una volta per tutte, levare questo strumento dalla parte della borghesia, è abbattere il capitalismo ovunque, non solo qui ovviamente. E chiuso. Adesso c'è Andrea Colangelo e si prepara Carmen Silva. Ok, vai Andrea. Ok. Mi si vede, mi si sente? Sì, sì. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. E, il mio intervento... Allora, io volevo parlare più che altro della cittadinanza italiana e dello Ius Soli. Per quale motivo? Perché è un tema che sicuramente nel prossimo periodo tornerà alla ribalta e sicuramente verrà di nuovo, insomma, discusso sia dalle masse sia insomma in Parlamento e eccetera. Allora, qual è la legge attuale? L'ultima legge sulla cittadinanza risale al 1992 e prevede un'unica modalità di acquisizione attraverso appunto lo ius sanguinis,
ovvero un bambino italiano solo se almeno uno dei due genitori è italiano. Un bambino invece che nasce in Italia da genitori stranieri può ottenere la cittadinanza solo dopo i 18 anni e solo dopo che appunto viene fatta richiesta. E comunque, piccola parentesi, per esperienza non personale ma di un'amica molto stretta, anche se fai la domanda, la cittadinanza dovresti averla immediatamente dopo, e passano diversi mesi e quindi è anche un fatto abbastanza fastidioso, e poi è una cosa molto lunga in ogni caso la richiesta della cittadinanza. Nel 2015 è stata proposta dal PD una riforma della legge sulla cittadinanza e l'introduzione di uno ius soli temperato, ovvero non che chi nasce in Italia ha la cittadinanza italiana, ma ha alcune restrizioni, ovvero che il riconoscimento della nazionalità italiana segue alcuni parametri, ovvero uno avrà la cittadinanza italiana solo se almeno uno dei due genitori stranieri è in possesso di un permesso di soggiorno europeo di lungo periodo, e se hanno questo requisito devono fare appunto richiesta affinché venga data la cittadinanza, e il terzo requisito, nel caso in cui un minore entri entro il dodicesimo anno di età in Italia, deve aver frequentato almeno 5 anni di scuole e poi può insomma fare la richiesta, e potete ben capire che i tempi sono estremamente lunghi in ogni caso, e inaccettabilmente lunghi. Qual è dunque il problema? Appunto, che come dice il primo di questi parametri della proposta che è stata fatta, serve un permesso di soggiorno di lungo periodo, cosa che non è affatto semplice, perché questo permesso di soggiorno di lungo periodo non è che viene dato così facilmente, così subito, uno fa richiesta e viene dato, no, perché uno deve appunto seguire altri parametri, ovvero che deve avere un certo reddito, devi vivere in un'abitazione definita dignitosa, devi superare un test della lingua italiana e devi avere avuto per almeno 5 anni un permesso di soggiorno valido. Potete ben capire dunque che di oltre 5 milioni di persone in Italia di cittadinanza straniera, poco meno della metà è in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, e inoltre bisogna notare che gli immigrati dichiarano una paga più bassa del 30% rispetto ai lavoratori italiani. Quindi questa discriminante economica e legata al permesso di soggiorno condanna milioni di persone, anche se vivono in Italia, a non poter avere la cittadinanza. E comunque anche se hai il permesso di soggiorno non vuol dire che hai diritti, anzi, assolutamente, come è stato citato anche prima nell'introduzione, insomma, il caporalato, sono state citate varie realtà. La legge non è mai stata approvata, si è fermata in Senato a causa dell'opposizione di Lega e dei Fratelli d'Italia, eccetera, nonostante non fosse molto limitata come legge, ma come ho già detto, secondo me è giusto parlarne perché sicuramente tornerà a essere discussa, sicuramente anche rispetto a quello che è successo in America, quello che è successo mesi fa in America, il tema dell'immigrazione è più attuale che mai. E proprio per questo noi dobbiamo essere pronti a esporre la nostra opinione e dire per cosa lottiamo. Noi per cosa lottiamo? Per una riforma della legge sulla cittadinanza e l'introduzione di uno ius soli puro, senza quei vari parametri, eccetera. Inoltre, come prima ho detto, avere ad esempio il permesso di soggiorno non vuol dire avere diritti, e non avere diritti vuol dire per i padroni avere maggiori profitti, maggiore possibilità di sfruttamento, e proprio per questo bisogna estendere questi diritti, estendere i diritti agli stranieri in che modo? Attraverso la concessione del permesso di soggiorno, il diritto di voto e per chi risiede in Italia da almeno un anno, pieno accesso ai servizi sociali e riconoscimento alla cittadinanza dopo 5 anni qualora ne fosse stata fatta richiesta. Vorrei concludere dunque sottolineando una cosa, una critica che potrebbe essere fatta, un appunto, del fatto che viene detto i marxisti non sono per le riforme, eccetera. Non è affatto vero, noi marxisti siamo
per le riforme, però pensiamo che proprio queste riforme, appunto, pensiamo che la lotta passi attraverso riforme, attraverso estensione di diritti e altro, ma che non ci si fermi lì. Non bisogna limitarsi a questo, perché questo vuol dire, appunto, fare delle azioni ma fine a se stesse, che rimangano così campate per aria, e che dunque vadano necessariamente inserite in un piano rivoluzionario, e che questo piano e questo programma rivoluzionario abbia un fine, abbia un obiettivo più alto, ovvero abbattere le origini dello sfruttamento, che appunto è il capitalismo. Ho concluso. Ok, grazie mille Andrea. Adesso c'è Carmen Silva per l'ultimo intervento. Vai Carmen. Ok, allora il mio intervento era sulla questione razzismo, proprio razzismo. Razzismo, partendo dalla parola che le dà origine, razza. Questo mi mortifica tantissimo, in quanto anch'io sono della idea che questo concetto di razza è proprio molto riduttivo. È semplicemente una scusa per avere come poter intervenire a riduzione dei diritti delle persone. Non so se mi state sentendo tutti. Sì, sì, ti sentiamo. Ok. In Italia esiste l'Ufficio Nazionale Antirrazzismo, ma su questo capello di razza c'è anche quello che ha la disabilità, quello che è gay, quello che ha qualche difficoltà di inserimento perché ha il problema di disabilità per l'apprendimento, eccetera, eccetera, eccetera. Con questo voglio dire che la parola razza ha preso una serie di connotazioni che sono molto diverse da quelli per cui l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale esiste, punto prima. Punto secondo è che, a parte le connotazioni che tiene la vita di ogni cittadino, italiano o non italiano, è veramente pesante, perché a quello che è di origine etnico diverso semplicemente sembra essere un degradarsi della condizione di persona. Ossia che quello che è diverso dal punto di vista etnico necessariamente deve essere paritario a una persona che è disabile, paritario a una persona che ha una preferenza diversa anche come aspetto relativo al sesso, deve essere sempre e comunque nelle cronache dei giornali, nel senso peggiorativo di quello che è l'essere umano. E questo decisamente, come tanti lo hanno riconosciuto, per il semplice desiderio di mettere in condizione di meno valore rispetto alla classe predominante. Poi, purtroppo, proprio questa classe dirigente degli ultimi 30 anni hanno degradato al cittadino straniero o di origine straniero a cittadini di seconda classe in tutti i modi possibili. E questo ha stato peggiorando di volta in volta tutte le normative collegate alla presenza dell'immigrato. Non è difficile che voi ricordate che l'immigrato non è solo quello che viene dall'estero. Hanno dato questa condizione di immigrato anche quelli che venivano dal sud verso il nord. E questo, anche in questo, vedo successivamente una scusa per degradare la persona. Situazione che secondo l'articolo 3 della nostra Costituzione
dovrebbe essere totalmente infondata. E poi volevo argomentare qualcosa in più in merito, però mi salta fuori questo della cittadinanza e il jus solis. Sono stata testimone per la campagna ogni qualvolta si è cercato di costruire una normativa che sia in tutti i modi possibili equa per entrambi le persone di origine diverso, perché continuano a essere stranieri quelli bambini nati e cresciuti qua. Però purtroppo, lo dico proprio molto addolorata, purtroppo stiamo crescendo una generazione di persone diverse, tra virgolette, proprio per la forza di questa classe dominante che ha a disposizione tutti i mezzi necessari di informazione per modificare e guidare la condotta della maggioranza della popolazione. E questa è la parte più critica, perché già non si tratta soltanto del politico governante di turno, si tratta di una contaminazione molto più ampia. Carmen, scusa, vai verso le conclusioni perché hai finito il tempo. Ok, vorrei che sia riconsiderata la situazione, specialmente per la legislazione corrispondente ai bambini. Corrispondente agli adulti, la legge, anche questa attuale dell'immigrazione per della cittadinanza, contempla una serie di situazioni per cui un straniero può accedere alla cittadinanza italiana. La tutela la vedo in confronto dei bambini nati in Italia. Dopodiché è responsabilità di ogni padre di famiglia come lottare per i diritti suoi e della sua discendenza. Questa è la responsabilità di ogni essere umano. Ok. Okay. Lascio lì, perché sarebbe molto più ingombrante tutto quell'altro che sta dietro. Ok, grazie mille Carmen per l'intervento. Adesso siamo arrivate alle conclusioni, quindi ripasso la parola a Chiara. Ok, ringrazio innanzitutto tutti quelli che sono intervenuti, che hanno portato degli ottimi contributi alla discussione. Le mie conclusioni saranno brevi, ma io volevo partire da una cosa che era stato detto forse nell'intervento di Leandro, se non sbaglio. Sono stati citati dei movimenti giovanili che ci sono stati negli ultimi anni e che sono stati un segnale importante di un desiderio di cambiamento che sta diventando sempre più forte nella società. E, di come questi movimenti abbiano visto delle potenziali ricadute, dei potenziali pericoli che sostanzialmente si possono riassumere tutti nella caduta dentro l'individualismo. Ad esempio, nel movimento dei Fridays, una parte della sinistra per bene, diciamo, pretendeva di limitare una manifestazione importante che aveva slogan combattivi come cambiamo il sistema, non il clima, a rivendicazioni come le azioni individuali per salvare il pianeta. Azioni individuali che sono sicuramente importanti, atto di civiltà banalmente fare, ma dopodiché al fronte del 70% di emissioni mondiali emesse da 100 grandi compagnie, si capisce che la soluzione non è lì, piuttosto che una involuzione che può essere presa da movimenti come quello LGBT, piuttosto che potenzialmente, anche se per ora non è ancora successo, il movimento dei Black Lives Matter, nell'individualismo e nelle politiche identitarie,
è un rischio concreto, ovvero iniziare a costruire delle barriere tra i vari elementi, tra i vari individui che fanno parte di questi movimenti, sulla base di una presunta capacità di incomprensione dell'esperienza di altre etnie, piuttosto che di altri orientamenti sessuali, piuttosto che chi più ne ha più ne metta, cioè, si è sentito davvero di tutto, può avere un ruolo davvero nocivo nel dividere questi movimenti e farli sfociare nel nulla. È vero che abbiamo tutti le nostre differenze, questo sarebbe sciocco negarlo e nessuno pretende di avere la perfetta empatia e la perfetta comprensione psicologica di ognuna delle milioni e milioni di persone che ci circondano, sarebbe assurdo. Dopodiché, per lottare per un mondo migliore, per risolvere problemi come la questione climatica, il razzismo, l'oppressione di donne, piuttosto che di altre minoranze, non è necessario. È necessario cosa? L'unione di tutti i lavoratori, di tutti gli studenti, in una lotta che abbia un programma concreto e un programma che noi dobbiamo essere pronti a proporre. Ad esempio, io volevo citare delle rivendicazioni che noi avanziamo per dare un'idea un po' più concreta di attorno a quale programma dovremmo far girare la nostra lotta. Ad esempio, un censimento e riutilizzo di tutte le case sfitte per riuscire ad alloggiare persone che in questo momento non hanno un'abitazione o persone che abitano in aree eccessivamente degradate che possono spostarsi a proprio piacimento in aree migliori. Esproprio del patrimonio delle grandi immobiliari oppure dei miliardi che si sono fatti approfittandosi, ad esempio, dello sfruttamento e del caporalato. Piuttosto che un permesso di soggiorno per tutti, accesso ai servizi sociali e alla sanità e ai vari servizi essenziali per vivere una vita dignitosa. Una riduzione delle ore di lavoro a parità di salario, basta con la riduzione del personale sulle spalle di un carico di lavoro aumentato e raddoppiato, posto sulle spalle di chi resta e continua a venire ipersfruttato, piuttosto che il finanziamento dell'istruzione, della sanità, degli asili, delle mense, in modo che a tutti sia garantita appunto un'istruzione e una qualità della vita accettabile. Ecco, io ho citato questo programma perché io penso che questi siano dei punti che sono fondamentali e che rientrano negli interessi di qualsiasi lavoratore, qualsiasi studente, qualsiasi persona che non ha 10 miliardi sul suo conto in banca, persone normali che si guadagnano il pane tutti i giorni nel modo in cui possono e che sono stufe di essere private di questi diritti che gli vengono concessi come se fossero dei privilegi oppure gli vengono tagliati sotto gli occhi con risultati che poi li vediamo, come ad esempio nel caso della sanità. E tutte queste rivendicazioni possono essere ottenute solo attraverso la lotta unita di lavoratori e studenti. E in conclusione volevo chiudere così, cioè noi in questo momento abbiamo tutte le risorse possibili perché esse siano distribuite equamente a ogni singola persona sulla Terra, e perché queste possono consentire a tutti di vivere una vita dignitosa. Milioni vivono di stenti, nonostante ciò, perché pochi vivono nel lusso e si appropriano del profitto fatto sulle spalle altrui. Quindi sono molto ottimista che la lotta che verrà nel prossimo futuro sarà una lotta che mirerà all'abbattimento del capitalismo e ci permetterà a tutti di avere accesso a quelle risorse che ci meritiamo per vivere una vita degna di essere vissuta.
D'accordo, grazie Chiara. A questo punto la riunione è conclusa. Io, prima di salutarci, vi rinvito a partecipare alle sessioni pubbliche del Congresso nazionale, dato che affronteranno diverse questioni che possono interessare un po' tutti quanti. Vi ho rimandato il link per il modulo per segnarvi. Vi ricordo che sono il 5 dicembre, sabato, alle 10 e alle 9 e mezza di domenica 6 dicembre. Detto questo, finiamo in anticipo e vi saluto a tutti. Ciao!